amicizia spicciola. Parliamo di qualità, vediamo, chiediamo obiettività, chiediamo come ebrei. Questo chiediamo, noi non vogliamo l'amicizia chilosa, chiamata così in gergo. Vogliamo però obiettività su Israele, quello sì, la vogliamo, e vogliamo su tanti segni di antisemitismo. L'onorevole ha richiamato proprio adesso l'Università di Ateneo. L'ultima impresa di questo mondo è stata proprio questa, appunto, del lettore di Cagliari. Si tratta intanto di non essere mai stato in genere, questa è la sua piccola forma, il suo piccolo punto di battaglia contro il genere, io credo che già questo sarebbe bastato per identificare il personaggio, perché decide di boicottare un paese non andandoci, pensare a un boicottaggio non andando in quel paese, che è molto da vicino del 1938, in più questo rettore ha detto che non rinnoverà gli accordi con le università israeliane. Io quindi non ho chiesto a lui, cioè all'università, ho chiesto direttamente al ministro Bonini, in pretendente. Perché se noi apriamo in questo momento una crepa di questo genere, non lo sarà più. Allora lo Stato dominò, come abbiamo visto in America con Harvard, come abbiamo visto in America con le altre università, diventa veramente pericoloso. E ritorniamo al cuore del G38, al manifesto della pazza. Io credo che questo è un aspetto fondamentale. Uno degli aspetti fondamentali di questo incidente generale che diciamo adesso sono importanti con grande passione, come vedete, con grande partecipazione, con grande rabbia, con grande dolore, perché è il dolore che vive un po' la vita in questo momento, e tanti di noi a 7 ottobre non vivono più,